Certo che gli anni 90 erano proprio magici, anche brand come Need for Speed si concedevano delle chicche niente male. Poracci, mai prendersi troppo sul serio. Aura Boy torna a primeggiare riconoscendo il secondo capitolo della serie, mentre la risposta più sbagliata di tutte non può che essere quella che omaggia il gioco più sbagliato di tutti. Ovviamente sto parlando di Big T-Rex Racing, un vero capolavoro. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non aver ancora ricevuto una candidatura ai TGA. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché commenteremo una situazione assurda del panorama videoludico, torneremo a parlare del Kojimone preferito da tutti quanti e poi anche dei The Game Awards perché l'hype diventa sempre più incontenibile per questa attesa manifestazione. Prima di iniziare però come al solito vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, finiamo! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace... No. Iniziamo. Partiamo subito, sparatissimi, con delle notizie poracce. Vi consiglio di tenere d'occhio i prossimi giochi che verranno regalati all'interno dell'Epic Game Store. Non sempre i titoli sulla piattaforma sono tra i più allettanti, ma tra il 10 e il 17 novembre si potranno riscattare i due titoli che meritano di essere recuperati, o almeno che io ho sempre voluto provare. Da una parte abbiamo l'avventura fotografica ecologista incentrata sull'esplorazione Alba a Wildlife Adventure, che mi sembra un po' un mix tra il gameplay di Toem e l'atmosfera di A Short Hike. Il secondo gioco è invece Shadow Tactics, Blades of the Shogun, che per un poraccio cresciuto con Commandos e Desperados è un vero e proprio tuffo nel passato. E poi è tutto gratis. Perché no? Ghostwire Tokyo è stato un po' un flop commerciale, forse uno dei meno rumorosi di questo anno che sta per concludersi. Il titolo però potrebbe godere presto di una nuova popolarità, perché proprio come accaduto per un altro gioco Bethesda, Deathloop, sembrerebbe pronto a non essere più un'esclusiva PlayStation. In fondo ce lo aspettiamo tutti dopo l'acquisizione da parte di Microsoft e sebbene non abbiamo ancora una conferma ufficiale che l'opera di Shinji Mikami si stia per affacciare su Xbox, il modo con cui questa notizia è stata leakata è geniale. Un'azienda che si occupa dell'interior design di uffici ha postato sul suo sito le foto dei muri di un locale Bethesda dove appariva, ora la foto è rimossa, un artwork dedicato a Ghostwire Tokyo e tra le piattaforme di destinazione venivano indicate anche le Xbox Next Gen. Un grande applauso va a chi si è accorto di un dettaglio del genere. Tra i tanti spoiler clamorosi che stanno avvenendo in questi giorni, c'è anche quello di Sonic Frontiers. A quanto pare alcuni rivenditori hanno anticipato il day one di una settimana intera e c'è già chi sta streamando il gioco su Twitch. Quindi fate molta attenzione agli spoiler se non volete che vi sia rovinata la sorpresa. Però, visto che ci sono molti dubbi sulla qualità del gioco e le recensioni arriveranno solo un giorno prima della pubblicazione di Frontiers, magari se qualcuno vuole farsi un'idea un po' più chiara di come funziona il gameplay, ecco, ripeto, magari potrebbe dare una sbirciatina, no? Va bene poracci, passiamo alle notizie del giorno. Ultimamente stiamo parlando parecchio dei dati di vendita e volevo condividere con voi questa notizia che, dai, diciamocelo, è abbastanza scioccante. Nel Regno Unito la Switch ha appena sorpassato le vendite totali di Xbox One. Una console che nell'immaginario collettivo non è stata di certo un campione di incassi. La notizia arriva dal capo di GameIndustry.biz, portale che si occupa di raccogliere e ordinare tutti i dati di vendita del settore videoludico nel Regno Unito. Non abbiamo i dati precisi, ma secondo Christopher Ding, Switch, nonostante gli oltre 111 milioni di unità vendute in tutto il mondo, avrebbe sorpassato solo dopo 5 anni di commercializzazione le Xbox One vendute da Microsoft all'interno
governo del Regno Unito, avvicinandosi ora al totale delle PlayStation 3. Una situazione a dir poco paradossale che però mette in mostra quanto siano sfaccettati e differenti tra di loro i mercati europei. Mentre siamo soliti considerare come un blocco unico tutto il suolo europeo, in realtà ogni nazione ha le sue particolarità. Un successo del genere della Xbox One me lo aspetterei molto di più negli Stati Uniti, mentre ho sempre visto l'Europa come un territorio dove l'Xbox, esclusa la parentesi della 360, non ha mai veramente preso piede. E invece salta fuori che, nonostante il predominio di Sony, Microsoft è riuscita a ritagliarsi una buona fetta di mercato in UK anche con Xbox One, e a questo punto sarei veramente curioso di sapere quale sia il rapporto nelle altre parti d'Europa, soprattutto qui in Italia. Sebbene sia facilmente ipotizzabile che Microsoft abbia perso molto durante il periodo della One, arrivando quasi a sparire in termini di diffusione, ma quanto è realmente popolare Switch in un paese dove l'equivalenza videogioco uguale PlayStation è ormai predominante da una ventina d'anni? Secondo voi, poracci, Switch ha realmente scomposto gli equilibri dei mercati anche più piccolini come il nostro? Come dice il proverbio, a forza di teaserare il leak si spezza. Sì dai, era qualcosa del genere. E Kojima, alla fine, tra una domanda e l'altra, è stato anticipato da un leak bello pesante. Ora, io non vi mostrerò nulla nello specifico, ma vi parlerò in generale di quello che possiamo evincere a proposito di questo nuovo progetto. Se non volete che vi sia spoilerata la sorpresa, trovate tutti i capitoli in descrizione e saltate subito verso la prossima notizia. Vi do qualche secondo per allontanarvi. Dicevo, il filmato non ve lo mostro anche per problemi di copyright, ma è stato trafugato il primo gameplay footage di Overdose, quello che sembra essere un nuovo survival horror ad opera di Kojima Productions. Abbiamo una visuale in terza persona, un'atmosfera a dir poco cupa, l'illuminazione può ricordare tranquillamente una scena di Silent Hill, e ancora una volta il ritorno di un volto noto della galassia kojimiana. La protagonista, o almeno il personaggio controllato dal giocatore, ha le sembianze di Margaret Qualley, l'attrice che ha prestato le sembianze a Mama di Death Stranding. È qui secondo me che le cose iniziano a farsi interessanti e complicate, in pieno stile Kojima. Mentre sappiamo che Kojima è al lavoro su un seguito di Death Stranding e anche a un altro progetto, questo Overdose, ma non è che forse le due cose coincidono? Il teasing con attrici e domande potrebbe rimandare al seguito di Death Stranding, che però, più che essere un episodio 2, potrebbe essere uno spin-off incentrato su uno dei suoi personaggi. Quindi la butto là. Per me Overdose è Death Stranding 2. Ma sarà questo il progetto che punta a rivoluzionare il medium? E visto che ci siamo, poracci, torniamo a parlare dei The Game Awards, perché se a questo punto do per scontata la presenza di Kojima con la sua nuova opera, che verrà svelata ufficialmente, è sempre più plausibile una comparsata di Final Fantasy XVI. Infatti il producer Naoki Yoshida ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Famitsu che il gioco è ormai completo al 95% e ha anche aggiunto che la data precisa di pubblicazione, per ora prevista per una generica estate 2023, sarà svelata entro la fine di quest'anno. Certo, possiamo sempre ipotizzare uno State of Play di novembre o dicembre dove il release date trailer sarà posto come bomba finale dell'evento, ma credo sempre più che quella volpe di Jeff Keighley si stia muovendo nell'ombra per accaparrarsi quest'altra esclusiva. E nel caso si rivelasse corretto, potremmo trovarci di fronte a una delle migliori edizioni degli ultimi anni. Solo Final Fantasy e Kojima basterebbero per mettere su uno show bello corposo, ma aggiungeteci qualcosina targata Nintendo, io e Metroid Prime ci spero ancora, e una Microsoft che timidamente si affaccia al 2023 con una lineup di tutto rispetto e il gioco è fatto. Io inizio a essere parecchio in hype. E voi? E questo però ci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì, voi mi raccomando passate un buon weekend, fate bravi, riposatevi dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro One, Michele Jima, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! We'll be right back.
no, 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 no